Un intero quartiere in festa per una bella iniziativa che si è conclusa per questa terza edizione con trenini tutti in piazza a ballare al suono della coinvolgente musica degli Opera 80. A chiusura di una ricca 5 giorni organizzata dall'associazione Insieme per Villa Rosina, che con i suoi soci ha predisposto un ricco programma di eventi che hanno fatto da richiamo a tantissimi visitatori, tra le bontà della gastronomia locale e diversi appuntamenti, tra giochi e iniziative anche rivolte al sociale, tra cui la raccolta fondi per l'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie. E con la vendita delle torte realizzate dalle signore di Villa Rosina e da tante altre donne che hanno aderito all'iniziativa di beneficenza preparando tante prelibatezze, sono stati raccolti ben 500 euro che permetteranno ai soci dell'AIL di poter accompagnare i malati nei centri di cura. Naturalmente spazio al divertimento con diversi artisti che si sono susseguiti nel corso delle serate condotte da Vittoria Abbenante. Nel grande palco allestito nel centro della piazza sabato è toccato lo spettacolo di cabaret del duo comico Matranga e Minafò, mentre ieri alla band degli Opera 80. Tra i momenti che hanno animato la manifestazione è anche quello del prestigiatore Peppe Nicosia, con una piazza quanto mai gremita di pubblico. Sul palco di Villa Rosina, nel corso delle serate, il sindaco di Trapani, Giacomo Trancheda, ed il presidente di Telesud, Massimo Marino, che ha patrocinato la manifestazione. Tutte e cinque le serate hanno registrato un vero e proprio boom di presenze, praticamente triplicate rispetto alla scorsa edizione. E già si pensa alla prossima edizione di Pane, Olio e Soccheghe. Pane, Olio e Soccheghe alla terza edizione ha triplicato e ha triplicato tutto. Ha triplicato le presenze, ha triplicato l'entusiasmo e qui c'è stato veramente un successo di pubblico, un successo soprattutto nell'atmosfera che si è creata. Abbiamo avuto personaggi che hanno saputo dirci mi sento come a casa. È quello che volevamo realizzare noi, far sentire Villa Rosina come la casa in cui tutti possono trovare una sede. E ieri per l'ultima edizione di Pane, Olio e Soccheghe si sono esibite anche le allieve della scuola Danza Atelier di Agata Bulferi Bulferetti, che ha sede proprio nel quartiere di Villa Rosina, proponendo alcune coreografie dello spettacolo L'Eco del Silenzio, portato in scena nelle scorse settimane. Abbiamo voluto dare inizio al serale con una scuola di danza che opera nel territorio, la scuola La Danza Atelier. È stato un momento di magia vedere esibire questi ragazzini, questi nostri ragazzi, perché sono i ragazzi del quartiere per la maggior parte, che hanno arricchito il palco di tutta questa musica, di tutta questa soavità. Siamo stati veramente felici di avere con noi Agata e la sua scuola di danza. È stato un grandissimo piacere questa sera partecipare qui a Pane, Olio e Soccheghe, soprattutto è stato ancora più importante per noi della Danza Atelier replicare il nostro spettacolo che abbiamo fatto il 6 di giugno al Teatro Impero, L'Eco del Silenzio, uno spettacolo appunto tratto da una storia vera. È stato un grande piacere replicarlo questa sera qui e soprattutto far parte di questa manifestazione che appartiene al nostro territorio, quindi è stato ancora più bello e coinvolgente. I love you. Hallelujah.